provveduto a far fare praticamente le analisi di quel rigagnolo d'acqua, che è risultato altamente inquinato da batteri fecali. La cosa che però deve emergere è che i batteri fecali fuori dal loro ambiente, quindi le Escherichia coli e gli altri fuori dal loro ambiente, non possono vivere. Quindi questo significa che se noi li abbiamo trovati vivi, vuol dire che lo scarico non solo era recente, ma è continuo. E quando lo scarico è lieve, praticamente inquina solo la battigia. Quando invece lo scarico è maggiore, inquina tutto il mare circostante. E la cosa è la responsabilità grave dell'amministrazione, in base all'articolo 40 del Codice Penale, è che praticamente lì non c'era neanche una segnaletica, non c'è un cartello, niente, non è segnalato. Quella è una zona ad alto rischio inquinamento, quindi non solo ci deve essere un cartello che segnala il pericolo, ma ci deve essere anche il divieto di balneazione. Per questo il sindaco, che non ha tutelato, quindi non c'è stata tutela giuridica della salute pubblica, è responsabile di quanto è accaduto.